Sono circa 270 gli espositori della fiera antiquaria che, come sempre accade in concomitanza con la giostra del Saracino, si svolge al Prato. Nelle aspettative, dunque, una fiera importante dal punto di vista delle presenze sia dei visitatori italiani che stranieri. Per tutti coloro che visiteranno la fiera, anche tante collaterali, come la mostra che si intitola Grecità di Luca Calugi, inaugurata nei locali del fotoclub La Chimera. Il mondo classico, perché poi si rifà un mio percorso che sto seguendo da molti anni, che è il raccontare la città di Arezzo in particolare, dandogli infatti però anche un nome che racchiuda un po' tutte le città del mondo, perché questa serie di mostre si chiama Metropolis e racconta una città per simboli, per momenti significanti, piccoli dettagli o foto che spaziano, che raccontano comunque anche l'interazione tra la città, tra le costruzioni, tra gli edifici e la gente che li abita, la gente che li vive, la gente che li ha costruiti. La mostra è stata l'occasione anche per conoscere il trofeo realizzato da Giovanni Raspini, una chimera con tante pellicole intorno, il premio per il 28esimo trofeo Chimera. La Chimera è un dono di Giovanni Raspini, che ringrazio, che attraverso la Fondazione Guido d'Arezzo ha fatto pervenire questo suo omaggio al fotoclub La Chimera, e questa Chimera rappresentata in mezzo ai ritagli di pellicole di negativo, e questo ricorda la fotografia di quando anch'io sviluppavo il bianco e nero, è il trofeo che si aggiudicherà chi vincerà il concorso nazionale di fotografia, indetto per l'appunto dal fotoclub La Chimera.